Il grande ciclismo internazionale arriva sulle strade della provincia di Pesaro Urbino. Martedì 19 marzo, Pesaro ospita per la prima volta la gara ciclistica Coppi Bartali. La corsa, organizzata dal gruppo sportivo Emilia, sceglie infatti la capitale della cultura come partenza e arrivo della prima tappa della settimana internazionale Coppi Bartali che si chiuderà il 24 marzo a Forlì. Siamo orgogliosi di ospitare questa grande manifestazione internazionale che dopo 26 anni arriva nelle Marche. Ringrazio la Regione Marche perché ci ha supportato e quindi Pesaro è protagonista con la Coppi Bartali nell'anno di Pesaro Capitale Italiana della Cultura. Quest'anno la Coppi Bartali sarà la 26ª edizione, perciò abbiamo un albo d'oro eccellente a partire da Cadel Evans, da Scarponi, da Weinstein, campione del mondo, tanti corridori. Quest'anno alla 26ª edizione, per la prima volta sono ospite nella bellissima città di Pesaro con la prima giornata di gara che si terrà martedì 19 marzo. La corsa partirà martedì alle 13:50 da Piazza del Popolo. I ciclisti transiteranno su Via Branca per raggiungere la partenza ufficiale della tappa prevista per le 14:10 sulla Monte Labatese all'altezza di Villa Fasticci. La gara si dirigerà verso Chiusa di Ginestreto, Monte Labate, Montecchio, Borgo Massano, Pantiere, Urbino, i Monti delle Cesane, Gallo di Petriano, Montecchio, Tavuglia, Gradara, Gabicce Mare, Gabicce Monte, la strada panoramica del San Bartolo con arrivo finale a Pesaro in Viale Trieste, previsto indicativamente per le ore 17. Un percorso che vedrà necessarie modifiche alla viabilità a partire da 15 minuti prima del transito dei corridori nelle vie interessate. La carovana ciclistica di respiro internazionale avrà come portacolori marchigiani Giulio Pellizzari e Giovanni Carboni. Sono 21 squadre, rappresentanti di 7 atleti ogni squadra, 147 corridori, in rappresentanza di 23-24 nazioni. Avremo anche alla partenza sicuramente Giulio Pellizzari, che è un corridore marchigiano, di cui sentiremo parlare. Credo che farà questa gara anche in preparazione avvicinarsi al Giro d'Italia dove parteciperà. E per la prima volta avremo ospite, l'ho contattata, Gioia Bartali, che è la nipote di Gino Bartali, e verrà alla prima tappa in occasione di questo evento perché lei non ha mai partecipato, ma essendo qui nelle Marche ritiene opportuno portare questo ricordo del padre, che è uno dei due protagonisti del nome della gara.